ritrovati ad Alta Quota, una buona serata, come sempre giovedì ore 19 qui insieme a voi per una settimana che è vero, sì, c'è la sosta delle nazionali, ma ieri ha giocato l'Italia, tornerà in campo domenica per una partita cruciale in Nations League, insomma, tanti gli argomenti e come sempre li affrontiamo insieme a Gianluca Drammis. Ciao Andrea, buonasera a tutti, abbiamo visto ieri sera la partita dell'Italia, fatica, hai visto il titolo che abbiamo deciso insieme. Non vince più. Non vince da tanto tempo, ha vinto contro l'Arabia Saudita l'ultima partita, non vince in competizione ufficiale da tantissimo tempo, evidentemente qualcosa che non va c'è, ha fatto vedere qualcosa di buono, ne parleremo con i nostri ospiti, abbiamo naturalmente le quote da Oddshaker, dove andremo un po' a rivisitare le partite di questa sera di Nations League, quelle di domani, quelle di domenica con l'Italia, e poi abbiamo tutte le informazioni di campo, perché comunque qua voi ridete scherzate, ma mancano 10 giorni al derby, ci sarà il Manchester Juve, ci sono notizie Juve, Milan, Inter, Napoli, è vero, di tutto. È vero. Quindi mi raccomando, seguiteci perché ovviamente vi daremo tutte le novità di giornata riguardanti i maggiori club, ovviamente, perché è vero, tra 10 giorni si torna in campo, gli allenatori cominciano a ragionare su chi torna quando, bravo, evitare sperando, Champions, pregando che non ci siano infortuni, insomma, tutti questi tipi di argomenti. C'è una guarigione importante in casa Napoli, ne parliamo tra poco insieme. Marika Fruscio, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, vedo una bella intesa tra voi due. Eh sì, è un'intesa. Cosa che invece ieri in nazionale c'è stata ben poco. C'è stata ben poco, un'intesa quasi come il gol di Unas dopo pochi minuti contro il Sassuolo del Napoli. Un'intesa molto importante. Che giocatore. Si sta facendo vedere, grazie ad Ancelotti. Si sta facendo vedere. È vero, è vero. Sembra proprio, sai cosa? È parso poco timido. È parso un giocatore pronto, estroverso, pronto a entrare subito negli schemi di Ancelotti. Vado a presentare invece che di schemi ancelottiani è interessato poco, ma forse di più a quelli spallettiani, Gabriele Borzillo, buonasera. Buonasera alle amiche e agli amici che ci seguono da casa, ma io sono un cultore di Ancelotti, apprezzo molto Ancelotti. Sì. È vero. Al di là di tutto, una grande ammirazione. Sta ovviamente, evidentemente, sfruttando molto la sua rosa a disposizione, a differenza di quello che faceva Sarri in passato. Per tutto ciò che riguarda le scommesse, magari qualche chicca, qualche novità, qualche notizia importante, ma non solo, Andy Nine, buonasera. Ciao a tutti, buonasera, prontissimo anche per la National League, per queste scommesse che comunque vanno avanti, quindi ci siamo. È vero, anche perché stasera si scende in campo proprio nel girone dell'Italia, la partita tra Polonia e Portogallo, gli azzurri saranno spettatori interessati al match, andremo a vedere quello che c'è da sapere. Squadre che, lo diciamo subito, probabilmente non entreranno in campo con i titolarissimi, qualche esperimento come lo sta facendo Mancini, lo stanno facendo un po' in giro per l'Europa. Gianluca, però io partirei subito da questo argomento, l'Italia non sa più vincere, Mancini deve svoltare, da Gabriele, voglio sentire subito il tuo parere sulla partita di ieri, perché è vero, era solo un'amichevole, la partita importante è quella di domenica, però Gabriele, alla luce degli ultimi risultati era importante vincere, e anche ieri con un'Ucraina, anche qui in fase sperimentale, l'Italia non riesce a vincere. No, non riesce a vincere perché non mettono la palla dentro, cioè perché arrivano lì e lì si impappinano, chiunque tu metti fanno i fenomeni nelle squadre di club, poi arrivano in nazionale e fanno delle cose da imbarazzo totale, è un peccato. L'Italia però è questa cosa qua, non è che dobbiamo purtroppo pensare di avere ancora lo squadrone di anni fa, l'Italia è questa, bisogna avere pazienza, bisogna secondo me lasciare a Mancini il tempo di crescere questi giovani, perché non possiamo mica andare avanti con Bonucci, Barzagli, Chiellini, a cui voglio tanto bene, ma anche basta. Cioè, quelli che dovranno andare avanti dovranno essere ragazzi giovani e quindi con tutti i pregi e i difetti che hanno quelli di 22, 23, 24 anni, magari molti dei quali, ricordiamolo, non giocano neanche in club di prima importanza e quindi non sono abituati a determinati scenari, perché un conto è giocare con la maglia della SPAL, che è bellissima, mi piace un sacco, ce l'ho anche a casa. L'altro è andare a giocare in nazionale, sono due mondi, il peso della maglia, il peso specifico di una maglia addosso è importante. Io ho la storia che non è vero, perché se uno è bravo è sempre bravo, non è vero. Se tu sei bravo e giochi con una maglia pesante, sei un po' meno bravo, poi diventi magari bravo col tempo. Andiamo a vedere, grazie a Gianluca, come è scesa in campo ieri l'Italia e poi una domanda per Marika. Prego, sì, Gianluca. La formazione, adesso mi sono accorto guardandola, che l'abbiamo presa da calciomercato.it, c'è un Insigne due volte, uno è un Jorginho. Però la formazione d'Italia è Donnarumma, era ieri sera Donnarumma, Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi, faceva Gabri giustamente riferimento al fatto di svecchiare.
Verratti, Jorginho, Barella, Bernardeschi, Chiesa, Insigne. Ecco. Ieri ha provato a giocarsela senza la punta centrale alta, poi Immobile è entrato, ha fatto dei disastri, perché non ha giocato bene, è stato uno dei peggiori. Barella è stato un inserimento interessante. Beh, anche Chiesa non ha fatto benissimo. Il giocatore più in forma è Bernardeschi. Ma Chiesa in realtà io non sono d'accordo, cioè Bernardeschi è in forma e ci mancherebbe anche altro. Però è stato citato due volte nella formazione, forse non a caso, perché io stavo arrivando proprio a quello. Il giocatore secondo me più in forma al momento è Insigne. Per quello che abbiamo visto a Napoli sta facendo tantissimi gol. Eppure Marica, anche lì quando lui indossa la maglia della nazionale, sembra depotenziato. Ma cosa succede? Beh, però bisogna anche dire che nel Napoli hai vicino altri tipi di giocatori, comunque hai vicino un altro tipo di formazione, è un altro modulo, adesso Insigne con quell'altro modulo sta rendendo meglio, quindi utilizzato come 9 puro Insigne non funziona come l'ha voluto utilizzare Mancini. Detto questo, insomma, il primo tempo qualcosa si è visto, ha fatto qualcosina, niente di eclatante, non ha dato punti di riferimento, forse questa è la caratteristica migliore che abbiamo visto ieri di Insigne, però effettivamente da un giocatore come Insigne che nel Napoli attualmente sta facendo la differenza ci aspettavamo sinceramente qualcosa di più, ma la risposta è semplice, non ci sono gli interpreti che ci sono nel Napoli, nella nazionale, cioè nella nazionale almeno la metà dei giocatori, se non quasi tutti, comunque sono insufficienti, a parte qualcuno che si è rivelato insomma, all'altezza, come per esempio Barella, oppure lo stesso Verratti che l'anno scorso non ha convinto e invece quest'anno qualcosina ha fatto, Bernardeschi, ecco, però al di là di quello io vedo poca qualità. Andy, la domanda te la faccio proprio chiara, secondo me, leggendo poi i nomi, quelli che abbiamo appena visto della nazionale, secondo me questa squadra non è così scarsa, io lo dico chiaramente. Cioè, Marica ha fatto un ragionamento giusto, perché il contesto e anche il metodo di gioco che ha il Napoli non è quello che vediamo in nazionale, quindi ha ragione, Insigne si trova meglio. Poi leggo i giocatori del Napoli, leggo i giocatori della nazionale italiana e dico, ma perché non è possibile che Insigne si trovi bene anche con questi giocatori? Infatti mi trovi d'accordo su questa cosa. Io ieri ero proprio allo stadio a Genova a vedere la partita e devo dire l'Italia non mi è dispiaciuto, anzi secondo me hanno fatto un primo tempo veramente ottimo. Poi ovviamente l'intensità è calata anche perché ha coinciso col calo di Chiesa, perché Chiesa ha fatto un primo tempo a 1000 all'ora, è stato davvero fondamentale nel primo tempo, ma poi ovviamente è calato. Però in generale i giovani nuovi, Barella ha fatto un ottimo esordio, senza paura ha lottato sono i pallone. Lo stesso Verratti che di solito in nazionale lo vediamo abbastanza titubante. Ma l'ho detto io prima. No, però prima... ovvio, io faccio un attimo il generale, però ma ha ragione, avevi detto che diciamo l'Italia non ti era piaciuta tantissimo. Sì, vabbè, ma comunque io invece vado un po' controcorrente, dico che a me l'Italia mi è piaciuta, ovviamente ci sono dei limiti e una cosa mi è piaciuta tantissimo è stato Bernardeschi. No, vabbè, ma è grave che mi dici questo. Borzillo, no, sai che cos'è? È tutto vero, bellissima. Giocavamo contro la formazione, trentesima, forse anche di più, al mondo, tutta nuova, a parte tre o quattro, ci provavano. Tu ne conoscevi, conobbi anche Marlos, gli altri, gente sconosciuta, anche il portiere, e tu sei riuscito nell'impresa titanica di pareggiare con questi qui. E a momenti qui. Di perderla pure. E poi vogliamo parlare della Polonia. Scusate, noi con la Polonia le prendiamo di santa ragione, lì davanti c'è Lewandowski, c'è Zielinski, c'è ragazzi, quindi voglio dire, non possiamo pensare di andare lì a fare fenomeni. Neanche un mese fa l'Italia non ci ha perso con la Polonia. Io non sono convinto che l'Italia perda agevolmente. No, comunque l'Italia in questo momento è uno esperimento che deve andare avanti. Se la distruggiamo subito è logico che non si vada da nessuna parte. Sai cosa ti dico, caro Andy? Che ha parlato Mancini, perché anche lui non è soddisfatto di quello che ha visto Gianluca. Evidentemente non può essere soddisfatto, anche perché, ripetiamo, come l'abbiamo vista noi, l'ha vista anche lui, l'Ucraina non è che fosse uno squadrone. E allora... soddisfatto a metà, preso dalla stampa sulla sezione calcio, solo colpa nostra se non abbiamo vinto, sono arrabbiato, dobbiamo essere più cinici, il successo sfumato contro l'Ucraina e le valutazioni del CT, domenica ci aspetta la Polonia per il terzo turno, ti prendo Andrea, giusto un estratto dell'intervista da parte di Mancini, sono arrabbiato perché avremmo dovuto chiuderla questa partita, sotto porta dobbiamo essere più cinici, più cattivi, è solo colpa nostra se non abbiamo vinto.
obiezioni c'è in merito al centravanti. Bernardeschi, Chiesa, Insigne sono ognuno per le proprie caratteristiche buoni giocatori, ma nessuno di loro dà del tuo alla porta. Mancini ha risposto dicendo: Chiesa sta crescendo, è normale che gli manchi un po' di esperienza, ma ha grandi qualità. Bernardeschi e Insigne sono ragazzi abituati a fare gol. Il centravanti, quando ne avremo uno che fa i gol, lo metteremo in campo. E qua c'è una critica clamorosa agli attaccanti. Ma io adesso più ho Immobile e Belotti. Però lui dice: Insigne, Marica, Insigne è uno che non vede, non dà del tuo alla porta nell'ultimo periodo? Insigne dà del tuo alla porta. Ha trovato gol. Guarda che Insigne sta quasi segnando un gol a partita. Sono d'accordo con te. Ecco, quindi, ora. Ma il discorso è questo: nel Napoli non viene impiegato come prima punta pura, nel Napoli viene impiegato come seconda punta. Quindi ha sbagliato Mancini a impiegare Insigne come prima punta. Cioè, se tu fai un lancio in avanti con la speranza che magari qualcuno la prenda pure di testa, e magari la prima punta è così cinica da poterlo fare, con Insigne lì davanti come prima punta, cioè non hai quelle garanzie che sa giocare spalla alla porta. Insigne non è la caratteristica di Insigne. Però infatti ieri si giocava a palla bassa sempre. Sì, ma Andy, ma non è più grave. Ma tu non ti puoi precludere di non giocare, di non verticalizzare e di non mandare palloni alti avanti. Sì, ragazzi, la Spagna ci ha vinto con chi? Cioè, ma abbiamo Isco in squadra noi, dai. Abbiamo Iniesta a centrocampo. Mi permetto, Gabriele, e poi andiamo a vedere anche le quote, perché siamo curiosi di vedere quello che l'Italia viene quotata proprio in Polonia, ne parlava poco fa Marica. Ma è vero che, faccio un esempio, tu hai comunque un giocatore basso come Bonucci che è bravo a lanciare e impostare, giocando in quella maniera tu ti precludi già. Posso dire una cosa? Il reale problema dell'Italia è che gioca con un 4-3-3 dove le mezzali non si inseriscono mai. Perché la forza dell'Italia di Conte era che Giaccherini, per quanto potesse essere considerato scarso, ma nello spazio ci si buttava. Ma a chi lancia Bonucci? No, nessuno. Ma guardate, allora, ripeto magari il concetto di prima, dal mio punto di vista. Bisogna avere pazienza, perché questa è una squadra che deve crescere. Questa situazione un po' farsesca nella quale si trova l'Italia somiglia tanto a una situazione che io ho vissuto da bambino, ancora prima, no, ero proprio bimbo, e seguiva i mondiali di Germania, delusione pazzesca, dove l'Italia andò da favorita, doveva vincere quel mondiale, e fu eliminata in un girone con la Polonia, Haiti, delle robe assurde. Dopo quella debacle venne fatta tabula rasa e si aspettò un pochino per poi andare a giocare con dei ragazzi molto giovani i mondiali di Argentina del 78, che furono giocati strabene. Dove che poi furono quelli che portarono a Spagna. Che poi arrivarono, molti di quelli arrivarono a Spagna 82. Vabbè, ci sono i cicli. Bisogna avere un po' di pazienza. Vediamo se hanno pazzesco, pazienza. Dobbiamo vedere le quote. Sì, no, però è pazzesco giocare con una punta. È pazzesco. E Mancini ci ha provato, vedremo se lo riproporrà anche in Polonia. Nel frattempo, grazie ai nostri amici di Occhecker, andiamo a vedere le quote e poi le rivedremo domani bene. Ma intanto, per farci un'idea su qual è il flusso di giocate in questo momento nel match. Sì, perché il nostro comparatore di scommesse Checker quota favorita l'Italia in Polonia 2.62 la vittoria degli azzurri, il pareggio 3.2, la Polonia 2.8. vi ha sorpreso? Andy. No. Ma sorpreso tantissimo, e comunque vi dico una cosa: queste quote andranno sicuramente a cambiare, in quanto stasera si gioca Polonia-Portogallo, quindi ci potrebbero già essere dei calcoli da parte dei polacchi nel caso in cui vincessero stasera. Secondo me, a quanto sta adesso le due forze delle due nazionali, la Polonia è avanti, anche perché la Polonia è l'unica di questo gruppo che ha convocato tutti i migliori. Portogallo, e come ben sappiamo Italia, invece ha fatto... E chi ha lasciato fuori l'Italia? No, l'Italia ha convocato i migliori, però chi è che... Poi tanti sono Belotti è fortissimo. No, sono infortunati, l'Italia ha avuto tante situazioni. Sì, ma chi è che non ha convocato? Ci sono tanti esperimenti, in questo senso. Ma io non... Ieri provato... Quella di ieri sera è un esperimento, ma penso che lui abbia deciso di mettere ragazzi, quelli che avessero più in forma. Ieri c'è stata gente tipo Piccini del Valencia, che non aveva mai visto Amelia Azzurra. Barella ha giocato 90 minuti. Al debutto. Era al debutto, vero. Ragazzi, ma al posto di Barella, oggettivamente chi mette? Cagliardini, che non gioca nell'Inter? Non gioca nell'Inter. Io vi inviterei a riguardare gli undici a dirmi chi è l'esperimento. Nel solito discorso. Secondo chi me è l'incontrista di questa nazionale? Perché anche ieri gli ucraini, quando partivano c'era sempre via centrale, c'era un buco. Finché tu non trovi un incontrista vero, con la nazionale farebbe ben poco. A meno che non passi... ironicamente, a una difesa a 5, torniamo indietro di 30 anni.
Ti blocco, caro Andy, perché noi torniamo tra poco tra le quote, ovviamente, dei nostri amici di Oddschecker sulla partita di questa sera, quella tra Polonia e Portogallo. Ma sai che ha parlato un Poi ha parlato un ex CT, perché è stato presentato oggi. Il tuo eroe, dillo! È stato presentato al Chievo, abbiamo tutte le sue dichiarazioni, ne parliamo qui in studio. Tra poco torniamo con Alta Quota. È dura, ma a volte bisogna essere duri. Fiammi il calcio. Scommetti su Leo Vega Sport. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Ti presentiamo Oddschecker, il modo più facile per trovare le migliori quote dai più rinomati bookmakers. Per vincere di più. Per seguire in diretta punteggi e risultati. Per trovare i migliori bonus e offerte. E seguire le previsioni dei migliori esperti. Il miglior portale su desktop e dispositivi mobili. Oddschecker, la tua scommessa migliore. L'istinto mi dice che ci sono buone offerte sul calcio. La ragione mi dice dove trovare le migliori. Per questo scommetto su Betfair. Betfair, dove l'istinto incontra la ragione. Il gioco è vietato ai minori, può causare dipendenza patologica. Di gioco online più fluida di sempre. Skybet, punta al meglio. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Chissà cosa farai da grande. Potresti diventare uno scultore, magari. Un paesaggista? Trovato. Potresti fare l'agricoltore, sempre all'aperto. Ma alla fine farai il costruttore. Come tuo padre, vero? Veicoli commerciali Renault. Per crescere hai un'ampia gamma di scelte. Da 7.950 euro con Leasing Pro Plus anziché da 8.950 euro. A ottobre sempre aperti. Voglio vedere partiti di questo momento. Forza ragazzi. Sì, via. Calcio d'inizio di Barrow, preferito a Zapata, quindi Atalanta in possesso, non rischia subito il lancio lungo come fanno in tanti, va fuori forte a destra dove Atalanta c'è Atalanta in maglia bianca, lo ricordiamo. Dove c'è Papu Gomez subito tra le linee che prende il pallone, guarda il movimento di Barrow, tira in porta di destro a sorpresa pallone. E poi Romagnoli, destra. Rodriguez sulla sinistra, anche lui pressato, vediamo che cosa fa, qualche problemino, riesce poi ad andare via. E poi lancio a centrocampo per Bonaventura, di prima perché sì, c'è spazio sulla destra per Caldara che può andare, per Calabria che può andare, scusate, riceve Suso, si sovrappone poi che sì, non lo vede Suso, palla dentro, cerca Higuain, la tira gol! Ringraziamenti di Longoni a Monblano, lo bacio, ma che gol fantastico di Higuain dopo un minuto e trenta, l'onda, Mondoplex. Abbiamo parlato delle difficoltà dell'Italia di Mancini, ma questa sera si scende in campo, la partita è quella tra Polonia e Portogallo, valida per il nostro girone di Nations League, una partita importante che l'Italia guarderà con assoluto interesse. Grazie ai nostri amici di Oddschecker, andiamo a vedere quali sono le quote del match. Sì, andiamo, perché è una partita equilibrata, una partita che vede evidentemente favorito il Portogallo nel computo contro Polonia. Quindi non è che ci sia tutta questa fiducia nei confronti della formazione dell'Est europeo. La prima perché favorita con l'Italia. Favorito col Portogallo. Ma perché ha fatto delle convocazioni con tanti... 3.3 comunque la vittoria della Polonia, 3.3 il pareggio, 2.65 la vittoria del Portogallo. Diamo subito parola a Andy con tutte le sue novità e curiosità. Allora, io vi dico già subito la lista del Portogallo che lascia, no, non solo della spesa, meglio, la lista anche delle scommesse, però Guerrero, Caresma, Nani, Moutinho, Adrien Silva sono fuori, li ha lasciati fuori. Chiamerà della gente che andrà a debuttare,
C'è un centrocampista, adesso non mi ricordo il nome, del Montpellier, che debutterà stasera dal primo minuto. Mentre invece la Polonia, che su questi tornei che diciamo contano poco, loro sempre danno il massimo. La caratteristica proprio della Polonia è che le partite, quelle che si fanno da settembre a maggio, loro vanno benissimo, poi normalmente quando arrivano a fare un europeo mondiale crollano. Secondo me in casa e con la motivazione che hanno, sicuramente secondo me la Polonia non dovrebbe essere sfavorita. Infatti io vi consiglio Polonia Draw No Bet. Il Draw No Bet, lo dico sempre, è quella scommessa che vi rimborsa in caso di pareggio. Ricordiamo anche Lewandowski stasera farà la 100ª partita con la maglia della Polonia. Lewandowski marcatore 2,25. È molto interessante. Andiamo a vedere allora le probabili formazioni insieme a Gianluca, poi magari ci muoviamo anche sui marcatori per vedere. Ne abbiamo parlato, Andrea. Evidentemente possiamo anche far vedere quelle che sono le probabili formazioni di Polonia e Portogallo, con la Polonia che scenderà in campo con un 4-4-1-1: Szczęsny, Berezinski, Glik, Bednarek, Reka, Błaszczykowski, Krzyżowiak, Linetti, Kurzawa, Zieliński, Lewandowski. Quindi c'è un po' di Italia, Piątek e Milik in panchina. Dragoschi in panchina, visto che è il portiere della Fiorentina. Nel Portogallo invece Rui Patricio, Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui, Pizzi, Ruben Neves, Carvalho, Bruma, André Silva, Bernardo Silva. Io vi continuo a ripetere che per me il Portogallo non è sfavorito. Vediamo, andiamo a vedere i marcatori anche del match, perché sono tanti gli attaccanti. Chi potrebbe subentrare, come lo abbiamo detto poco fa, Milik, ma lo stesso Piontek. Dall'altra parte, ad esempio, abbiamo altrettanti giocatori come il grande, forse, rimpianto rossonero André Silva, ma non solo. Sai che sono belle le quote sui calciatori, perché c'è un'alternanza, un polacco, un portoghese. Questo fa capire l'equilibrio della partita. Che ci si aspetta una gara da gol. Lewandowski 2,48, si è alzato, evidentemente, 2,5. Luis Pizzi 3,1, André Silva 3,3, Eder 3,4, Milik 4, Piontek 4, Elder Costa 4,75, Bruma 5, Silva, Bernardo Silva del City 5,25, Zieliński 5,25, poi via via Grosicki, Neves, Błaszczykowski, Frankowski, Renato Sanchez e tutti quanti i giocatori vi andare. Marika, voglio il tuo nome per un possibile gol questa sera, tra tanti anche i giocatori Napoli che giocano, eh? Sai che però dall'ultima partita il rendimento di Zieliński mi ha lasciato un po' perplessa, perché ha sbagliato veramente tanto. Quindi anche l'obiettivo gol è difficile in questo periodo che Zieliński lo inquadri bene. Beh, però 5,25 marca una bellissima quota. Sì, 5,25 è una quota interessante, però io dico Lewandowski, perché comunque a quella cifra lì, insomma, 2,48 Lewandowski mi stuzzica. Gabriele, il tuo nome? Io dico Bernardo Silva. Bernardo Silva, Manchester City, sì, sta giocando bene in questo periodo, si sta riprendendo pian piano, sempre più dentro il progetto, ed è una quota interessante. Andy? Io Lewandowski, come ho detto prima, 100ª partita per lui in nazionale, 2,48 da prendere assolutamente. Ci sarebbe anche da fare un pensierino su Zieliński invece, secondo me, nonostante Marika dicesse prima, perché l'ho visto giocare una partita contro l'Italia e lui sempre si inserisce. Col 4-5-1 assolutamente diventa un giocatore che è una freccia nella difesa portoghese. Attenzione anche a André Silva. André Silva, sì, che è in formissima. È già con la nazionale, lo ha sempre avuto. Adesso capocannoniere nella Liga. 3,3? Piccicci. 3,3, assolutamente. Uno che fa la sua porca figura in questo periodo. A proposito di nazionale, a proposito di Nations League, a proposito di mondiale, poi basta con gli a proposito, il mondiale lo sappiamo tutti, l'Italia non c'è andata, ma è tornato Ventura, è tornato, ha firmato col Chievo Verona, presentazione oggi. Ma perché? Chievo retrocede. Adesso andiamo a leggere prima le dichiarazioni. Navigasse in grandi E poi ne parliamo qui in studio. Sì, prego, vi faccio vedere dall'ANSA direttamente le dichiarazioni da parte dell'ex CT della nazionale, Giampiero Ventura. Nazionale, ci penso, porto dentro rammarico. Bellissima la prima, bellissima l'immagine da parte di Ventura, guardalo. Ma andiamo avanti a leggere, ma non ci interessa. Stai calmo però, la nazionale, mi porto dentro il rammarico per ciò che sarebbe potuto fare. Ogni tanto ci penso, la prima sconfitta dopo 8 vittorie, 2 pareggi, è successo quello che nessuno pensava potesse succedere. Ha esordito così, perché evidentemente la prima domanda è stata questa, che è stata rivolta a Ventura in merito alla sua nuova avventura al Chievo Verona. Rammarico, perché diceva, dopo quei grandi risultati ottenuti all'inizio pensavo ci sarebbe potuto essere qualcosa di diverso, Gabriele, e invece è successo l'imponderabile. Gabriele, la domanda sorge spontanea: per lui non è la prima volta che ripete rammaricato per quello che si sarebbe potuto fare, perché non lo ha fatto?
Ma guarda, lui ha una serie di colpe che vanno da qua fino alla redazione nostra di là dietro, scritte anche a mano, quindi è lunga. Devo dire che però in campo non ci va lui, e devo dire che in campo a Milano i giocatori che sono andati in campo hanno fatto ridere, sono stati imbarazzanti. Al di là delle scelte di Ventura, Ventura ha sbagliato, ma ricordate, io guarda, tengo sempre, perché io ce l'ho un po' con gli allenatori sicuramente possono influire, ma chi si mette il pantaloncino e va in campo è lui che deve fare la differenza. Gabri, di quella sera ti rimarrà sempre quella scena con De Rossi. Siamo d'accordo su questo. Cioè, lì hai capito, ma lui, allora, a maggior ragione, i vertici federali hanno colpe, perché nel momento in cui tu hai uno che non ha più in mano lo spogliatoio, ma cosa lo metti in panchina a fare in una partita del genere? Però, scusami, lo prendi e ne metti uno che si fa quella partita. Marica, scusami Andy, poi ci arriviamo. Marica, perché lui dichiara, avrei dovuto andare via dopo la partita con la Spagna, ma non l'ho fatto. Ma se lui si era reso conto di essere ormai... Doveva andare via. Fatto fuori dal gruppo. Perché non se n'è andato? Però questo, scusami, questo Marica, secondo me quello è il rammarico più grande di Ventura, cioè nel senso comunque di non aver fatto il retrofront nel momento giusto e quindi di essersi fatto esonerare, perché comunque tu vedevi che avevi una formazione che comunque non ti stava dando giustizia, tra virgolette, quindi insomma da quel momento avresti dovuto prendere tu CT della nazionale, dire ragazzi qua non ci siamo, io figure non ne voglio fare, prendo, me ne vado. Secondo Marica però, doveva farlo lui il primo passo, Andy. Però io voglio dire una cosa, prima Gabriele accennava ai vertici federali, ma quali vertici? Cioè la FIGC ormai non si sa, allora non c'è né capo né punta. Sì, c'era Tavecchio che anche lì faceva problemi. Al momento di oggi siamo l'unica nazione nel mondo, penso, che ad ottobre non si sa chi giocherà la Serie B, chi giocherà la Serie C. Cioè, capisci che se mandano... Lentella non sa ancora se giocherà. Come la Provercelli. In generale. Cassano però firmerà. Nonostante sia in via in C. Al di là di questo, quando tu mi dici i giocatori non aveva in mano lo spogliatoio, allora le colpe dei giocatori sono ancora maggiori. Se è possibile, è ancora più colpa loro se non si è andato. Soprattutto perché quella nazionale aveva dentro gente che aveva giocato finali di Coppa del Mondo, finali di Coppe dei Campioni, di Champions League o quello che vuoi, gente che era abituata a giocare quel genere di partite. Giocavi contro una squadra che... Contro una squadra che non è che fosse una mazza di fenomeni. Un sì, per carità. Secondo Ventura, lo andiamo a leggere insieme a Gianluca, il momento della svolta in negativo è stato proprio in un determinato punto. È proprio la partita con quella che facevamo. Però ce ne eravamo accorti tutti, forse solo loro non se ne erano accorti. No, magari se ne sono accorti, ma poi lì ti sembra che capire chi è che potevi chiamare al posto suo. Però penso che veramente a quel punto anche un fatto sarebbe andato meglio. Lui dice: la mia avventura con l'Italia è finita dopo la sconfitta contro la Spagna. Si potrebbe parlare a lungo di questo, ma si tratta di un capitolo chiuso. Voglio mettermi in discussione con l'adrenalina di cui mi nutro. Ho passato un agosto terribile, avevo sempre lavorato, spero di passare i prossimi 15 estati a Veronello. Si vedrà. Veronello ovviamente dove si allena il Chievo Verona. Andy, parla della partita con la Spagna. Però sì, allora, si ricordo, si era schierato col 4-2-4 che va in Spagna e che cosa vuoi prendere? Prendi tanti gol ovviamente. Però io Ventura, tra virgolette, lo difendo perché a livello di club ha sempre fatto bene. Parlo del Torino, però parlo anche in precedenza, quello che ha fatto con la Sampdoria, quello che ha fatto con il Lecce, col Bari. Ovviamente non stiamo parlando di un Mourinho o di chi che sia, però comunque a livello di club lui ha dimostrato che sa fare il suo lavoro. È entrato a far parte del mondo nazionale, probabilmente in un'Italia che proprio a livello generazionale, a livello di calciatori, la più scarsa degli ultimi 40 anni, ha fatto coi suoi limiti quello che poteva fare. Però secondo me, poi vabbè, adesso andrà al Chievo, che il Chievo è già una squadra che ha già un piede e mezzo in Serie B. Però secondo me sicuramente in Serie A sa allenare. Marica, perché se prima quando abbiamo parlato di Ventura hai detto secondo me il Chievo retrocede, a prescindere dal discorso della situazione di classifica molto deficitaria per i clivensi, ma credi che con Ventura si riducano ulteriormente le possibilità? Beh, Ventura non è quell'allenatore che lo prendi a campionato in corso e ti porta a salvarti, cioè non è quel tipo di allenatore. Ventura è un grande allenatore se prende la squadra dall'inizio, se la cresce, quindi ci sta dietro, però
prendere un Chievo in questa situazione di classifica con tutti i problemi che ha il Chievo, Ventura di certo non è un risolutore della situazione, quindi probabilmente non è neanche colpa sua se il Chievo andrà in Serie B. Però detto questo io avrei optato per un altro tipo di allenatore, cioè quegli allenatori che sono bravi anche a campionato in corso a risollevare una squadra, e questa non è certo la caratteristica di Ventura. Non ha parlato solo Ventura, hanno parlato anche dirigenti dell'Inter e allenatore, in corso l'evento, quello in Humaitas per la presentazione di un libro. Torniamo tra poco qui ad Alta Quota e ne andiamo a parlare perché ci sono dichiarazioni importanti e molto interessanti, tra poco qui, Alta Quota. È dura, ma a volte bisogna essere duri. Se ami il calcio, scommetti su Leo Vegas Sport. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Ti presentiamo Odds Checker, il modo più facile per trovare le migliori quote dai più rinomati bookmakers. Per vincere di più, per seguire in diretta punteggi e risultati, per trovare i migliori bonus e offerte e seguire le previsioni dei migliori esperti. Il miglior portale su desktop e dispositivi mobili. Odds Checker, la tua scommessa migliore. L'istinto mi dice che ci sono buone offerte sul calcio. La ragione mi dice dove trovare le migliori. Per questo scommetto su Betfair. Betfair, dove l'istinto incontra la ragione. Il gioco è vietato ai minori, può causare dipendenza patologica. Fluida di sempre. Skybet punta al meglio. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. 1895, viene proiettato il primo film della storia. 1903, il primo volo in aeroplano. 2018, la storia cambia di nuovo. Per la prima volta con Fiat, il diesel lo paghi meno del benzina. Fiat tipo diesel con clima e Bluetooth da 12.900 euro e con B-Smart valore futuro garantito. L'offerta scade il 31 ottobre. È iniziata intanto la partita, Mimmo, andiamo subito in cronaca, dai. Sì, attenzione, lancio longo, è Torino che manovra, ma forse c'è un Clepio Enze per... Facciamo partire anche il cronometro, Mimmo. Via, facciamo lo start. Eccolo qui. Battuto Yusei. Commissario Basettoni guarda in mezzo, allunga troppo, vediamo la recupera Torino. Recupera il Torino che dà palla subito sulla tre quarti offensiva a... Tra una partita della nazionale e l'altra e una sosta di club che in questo momento fa in modo che chi non viene convocato appunto con le rispettive nazionali possa riposarsi un po', cioè, ha parlato Ausilio poco fa, tra l'altro, dichiarazioni importanti soprattutto sul discorso, il tema rinnovo Icardi. Vado subito da Gianluca e andiamo a leggere che cosa ha detto Ausilio. Sì, Andrea, facciamo una breve introduzione in merito al derby, perché gli è stata chiesta questa la come prima domanda. Il derby sarà sicuramente di qualità, sono tutti grandi match. Noi veniamo da un grande periodo, ora ci riposeremo e poi da mercoledì tutto il gruppo penserà alla partita contro il Milan. 6 vittorie di fila sono conseguenze di tante cose, lavoro, mercato, tutto è andato nella stessa direzione. Abbiamo trovato la strada giusta. Poi, domande molto veloci. Modric a gennaio? Assolutamente impossibile. Contratto di Brozovic? Siamo in dirittura d'arrivo. Champions? Pensiamo una gara alla volta. Gli è stato chiesto di Paquetà, noi invece seguiamo tutto quello che c'è in Europa o in America e adesso dobbiamo trovare anche evidentemente le parole. C'è una parola importante già lì. Ma l'anno prossimo sarà certo un mercato di qualità, quello che dice Ausilio. Si parla anche del rinnovo di Skriniar, ne stanno evidentemente parlando. Ci saranno acquisti a parametro zero, non c'è una regola, conta la qualità. Queste le parole importanti e anche cifre positive per il mercato dal punto di vista economico. Purtroppo a gennaio non ne avremo vantaggi, li avremo dalla prossima stagione quando usciremo dal settlement agreement. Rimanda a gennaio e dice con Icardi stiamo parlando di rinnovo, noi vogliamo che rinnovi. C'è qua Andrea, se vuoi. Andiamo a leggerlo veloce, quella di Mauro Icardi che è importante. Eccolo qua, stiamo facendo di tutto per raggiungere gli ottavi, regalo sarebbe più bello giocare la competizione ancora a marzo. Il mister ne ha bisogno, è felicissimo, ha allungato il contratto per altri 3 anni
da poco e non è escluso che si possa andare più in là. Per quanto riguarda Icardi, da parte nostra c'è la voglia di adeguare e rinnovare il contratto. Dall'altra parte c'è collaborazione. Avendo 3 anni di contratto è possibile che le cose si facciano in qualche giorno come in qualche mese. Non è un problema. Allora, parliamoci chiaro, Borzillo. Ha detto cose molto importanti oggi, Ausilio. Ha detto, Brozovic, siamo vicini al rinnovo. Sì. Icardi rinnoverà ma non c'è fretta. Sì. Poi però ha praticamente rimandato per un mercato di qualità a giugno. Sì. La domanda che ti faccio è, ma può bastare il mercato che ha fatto l'Inter quest'estate per tutta la stagione, per gli obiettivi che ha l'Inter? Gli obiettivi che ha l'Inter sono fare una discreta Coppa dei Campioni, buona Coppa dei Campioni se possibile, cioè Champions League, cioè passare il girone, perché questo è quello che ci può aspettare dall'Inter, e riqualificarsi di nuovo l'anno prossimo per la Champions. Questi sono gli obiettivi che ha l'Inter. L'Inter non può... Ma basta? Manca un a centrocampo manca qualcosa. A centrocampo manca qualcosa. Ci sono degli svincolati molto interessanti. Devo dire che ci sono svincolati molto interessanti. L'anno prossimo si potrebbero anche andare a prendere con un piccolo esborso, secondo me, fin dal mese di gennaio. Martial, Rabiot. Cioè, ce ne sono 2 o 3 di alta categoria. Gente che... comunque può farti sì, fare il salto. Ma tendenzialmente quei giocatori ti arrivano a giugno. Non sì, però, sai, se tu vai da uno che gli scade il contratto fra 4 mesi, sai che comunque non rinnoverà con te, arriva una società, ti dà magari 10 milioni e... Io ce l'ho meglio che perderlo a zero. Io ce l'ho un nome che l'Inter sta monitorando con attenzione, soprattutto sul mercato dei possibili svincolati a giugno, ma ve lo dico tra poco. Marica, volevo un tuo parere anche su questo discorso. Si parla di un mercato... Ausilio dice la strada è quella giusta. Te però io so che l'Inter non è che ti convinca a pieno. No, assolutamente non mi convince a pieno. E poi sulla questione Icardi io sono proprio convinta che se arriva un club con diversi cash sul tavolo, secondo me il giocatore prende e se ne va. Questo è poco ma sicuro. Quindi già un campanellino d'allarme l'aveva dato un po' di tempo fa, quando anche il Napoli, devo dire la verità, si era proposto per l'acquisto del giocatore. Già lì c'erano state delle voci, no? Che potevano vedere il giocatore andarsene via dall'Inter. Però detto questo, se non è il Napoli, comunque sarà un club comunque che ha disponibilità economiche maggiori, che se il giocatore ne vale, insomma, si presenterà con il denaro sul tavolo, e secondo me Icardi non ci pensa 2 volte ad andare. Il problema è che poi dovrà valutare anche con l'Inter, perché in questo momento... Quindi sono poi mancherà la punta, mancherà il centrocampista, Borzillo. E quindi è un Inter che già non convince e non convincerà più. Ti spiego un paio di cose veloci, che forse Marica non conosce. Uno, l'Inter è sotto contratto, Icardi è sotto contratto con l'Inter per altri 3 o 4 anni. Non si muove da qui se non vogliono i dirigenti dell'Inter, per quante offerte possano fare ai Icardi. Non gliene frega niente a Zhang, non gliene frega niente a tutto lo staff cinese dell'Inter. Quello che poi è altrettanto importante sottolineare è che dal mio punto di vista, e per quello che ho capito io, girovagando vicino magari ad ambienti, ai Icardi non gliene frega niente di andare via dall'Inter. Non gli può interessare di meno. Non è un problema di squadra che arriva, mette i soldi. È un problema che ai Icardi... non gliene ma frega ma sai quanti giocatori zero. Ho sentito che no, non gliene frega niente andarsene via dei club, tu devi pensare, e poi quando arrivano tu devi i pensare, soldi veri Marica, devi vanno. Pensare no, io non penso niente, io di fatti fa al fatto che Icardi è rimasto all'Inter in situazioni dove l'Inter era una squadra che non arrivava in Champions, e ti assicuro che le offerte alla signora Wanda sono arrivate, poi magari non accontentavano l'Inter ma sicuramente avrebbero accontentato la signora Wanda. La signora Wanda ha chiesto al signor Mauro, il signor Mauro ha detto che lui da qui non ha la minima intenzione di muoversi, e sono 3 anni che andate avanti con questo papocchio di Icardi che se ne va, sono 3 anni che dico che Icardi resta, non sono, arrivati sono 3 anni e andranno avanti per altri 3 anni a dire le balle che Icardi se ne va, mentre Icardi resta qui alla faccia vostra, no, di tutti quanti. Perché probabilmente scatenato Borzillo. Non sono arrivate proposte. Ma piantatela con questa storia delle proposte, ma proposte a chi? A chi? Alla signora Wanda Nara. E chi se ne frega? Wanda Nara va da Zhang però... e dice, quindi Zhang ti dice, tu stai muta perché hai 4 anni di contratto con me, punto. Perché dice Zhang? Stai muta perché hai 4 anni di contratto con me. No, cosa? Il dottor Borzillo. L'hai toccato... Sai perché? No, no. Perché sono 2 anni che sento questa bestialità di Icardi che deve andare via. Icardi è sempre lì.
anzi tre. Comunque. E sono tre estati che si va avanti con sta storiella di Icardi, basta con la storiella di Icardi, cambiamo giocatore. Secondo me la Juve qualche pensierino ce l'ha fatto. Ma potrà anche avercelo fatto, però cosa è successo? No, io sto dicendo quello che hai detto tu, sto dicendo, Gabriele, che sicuramente lei ha avuto modo di chiacchierare. Qualche chiacchierata l'ha fatta, no? Lasciamo stare il resto. Esperto anche di mercato internazionale. Deve a proposito essere. Di mercato di qualità, come il nostro titolo, Ausilio lo ha detto, dall'anno prossimo acquisti di qualità per i neroazzurri. Andiamo a vedere anche qual è il discorso dei giocatori che si svincoleranno a giugno. Ti faccio vedere quegli esteri, però, perché gli italiani, se ve li facessi vedere, dite, vabbè, questi qua... Insomma, ma dall'estero però, guardate, c'è qualcosa di interessante. Prima, giustamente, Gabri diceva un giocatore, Martial. Non c'è solo Martial dello United. Guarda, Gabri, De Gea, Martial, Mata, Darmian, Smalling, Shaw, Herrera. Mezzo Manchester United. Ma guardate il Chelsea, Fabregas, David Luiz, Giroud, Kail, Alderweireld e Vertonghen, ad esempio, per chi ha problemi in difesa. Vertonghen ti fa venire ancora più problemi. Ne approfitto, Vertonghen infortunato fino a dicembre, salta praticamente tutto il girone di Champions League. Non è sfortunata l'Inter da quel punto di vista. Vabbè, forse anche da Reale mi sembra che non giochi. No, Ramsey Welbeck dall'Arsenal, Sturridge Liverpool, Mangala, che vabbè, forse è stato più una sciagura che il resto, esatto, per il City e Company. Guardate qua, c'è poi un mischio. Liga, Bundesliga, Liga 1, Godin, Correa, Felipe Luis, Juan Fran, Munir, Mugnain, Susaeta, Robin Ribéry, Rafinha, Kruse, Ibisevic, Rabiot, che è l'oggetto del desiderio del Milan, Di Maria, Areola, Dani Alves, che potrebbe tornare a Juve, no scherzo, e alla fine Balotelli, che potrebbe arrivare. Areola, sai che non dispiace. Però se andate a vedere bene qualche giocatore... Per quanto riguarda l'Inter, secondo me il nome che più le servirebbe sarebbe Rabiot, sicuramente. Però Rabiot, che si dice che il Milan c'è molto molto vicino già. Quindi sicuramente ci sono dei nomi bellissimi, cioè Di Maria a me piacerebbe tantissimo vederlo in Italia, poi che sia l'Inter, al Napoli o chi che sia, chi se ne frega. Però ci sono nomi veramente interessanti. Se tu però mi vai a chiedere proprio in specifico dell'Inter chi le serve più di tutti, perché comunque la difesa, a meno che non vadano a vendere Skriniar, ma lo dubito, visto che ci hanno appena detto lo stanno per rinnovare, la difesa è fatta. L'attacco, non facciamo arrabbiare Gabriele, è già fatto. Quindi centrocampo assolutamente nella persona di Rabiot, che sarebbe probabilmente quello che più serve all'Inter. Io ve lo dico, c'è un nome, l'ho fatto qui, perché è giusto dirlo, l'ho fatto qui Pelegatti proprio qualche giorno fa, ed effettivamente sta cominciando ad avere conferma in ambiente l'indiscrezione di un Inter che comunque è interessata a quello che succede intorno a Fabregas. Questo è un... Magari possiamo andare a rivedere la grafica. Sì, cosa ne diciamo? Perché effettivamente Rabiot è un giocatore che però in questo momento ha un certo tipo di seguito, ma anche di altri club. Su Fabregas l'Inter si sta muovendo, è interessata al giocatore con Sarri, attualmente non gioca, e Marica lo sa bene che se non giochi una partita con Sarri non giochi mai. Perché c'è lì Jorginho. È un nome da tenere monitorato per il mercato di gennaio. È un parametro zero, Andrea. Sì, l'Inter potrebbe anche... Faceva il discorso Gabriele prima, potrebbe anche valutare di dare un indirizzo. Secondo me l'Inter ha bisogno di un centrocampista nel mercato di gennaio. Come il Milan starebbe per fare per Rabiot, che dicono già anche lì per gennaio. Paghi meno, però lo prendi già da gennaio. Però bisognerà vedere lì il discorso ingaggio, perché è molto molto alto. Sì, anche perché la mamma del giocatore si dice che sia abbastanza seria sui soldi, quindi assolutamente è difficile ingaggiarlo. Marica, invece io ti volevo chiedere questo: che cosa per il tuo Napoli, questi nomi, insomma, Di Maria è stata una tentazione, se ne è parlato? Quando è arrivato Ancelotti, sinceramente i nomi sono stati questi, perché si pensava che nel momento in cui arrivasse un allenatore così importante, i giocatori sul mercato dovevano essere altrettanto importanti. Poi comunque, detto questo, che anch'io ero una di quelle che optava per l'arrivo di questi nomi, detto questo, Ancelotti ci ha sorpreso, perché con il potenziale che ha e che ha a disposizione sta facendo anche tutto sommato bene. Quindi sì, sono nomi che mi piacerebbe avere in rosa, però il Napoli non ha quelle possibilità per poter portare quindi realmente determinati giocatori
a Napoli. Beh, poi anche perché i fatturati sono troppo alti per quello che poi il Napoli riesce a permettere. Sta esplodendo anche Onas adesso, che l'abbiamo visto marcatore subito. Beh, a proposito di Napoli, dovevo dare questa notizia: Meret è ufficialmente guarito dall'infortunio post, ovviamente guarito da tutto l'iter post operatorio, e tornerà a disposizione di Carlo Ancelotti. Ovviamente si inizierà ad allenare e poi tornerà a tutti gli effetti in gruppo, quindi poi vedremo quale sarà il portiere titolare che sceglierà Carlo Ancelotti, visto che adesso ha a disposizione tutti e tre i portieri. Avete intravisto prima il prossimo argomento, quello dell'ultimo blocco. Abbiamo fatto una domanda particolare, perché ormai si parla di nuovo arrivo in casa Milan, ci chiediamo come Kakà o come Gabigol, non a caso, visto e considerato che Kakà fu portato da Leonardo, attuale mentore di questa operazione. Esatto, e viste casa poi quali sono state le differenze, dopo, ovviamente, post. Ha parlato Leonardo, avremo tra poco anche le nostre indicazioni, i nostri pronostici per la serata di Nations League, torniamo tra poco con l'ultima parte di Alta Quota. È dura, ma a volte bisogna essere duri. Fiammi il calcio. Scommetti su Leo Vega Sport. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Ti presentiamo Odds Check, il modo più facile per trovare le migliori quote dai più rinomati bookmakers. Per vincere di più. Per seguire in diretta punteggi e risultati. Per trovare i migliori bonus e offerte. E seguire le previsioni dei migliori esperti. Il miglior portale su desktop e dispositivi mobili. Odds Check, la tua scommessa migliore. L'istinto mi dice che ci sono buone offerte sul calcio. La ragione mi dice dove trovare le migliori. Per questo scommetto su Betfair. Betfair, dove l'istinto incontra la ragione. Il gioco è vietato ai minori, può causare dipendenza patologica. Di gioco online più fluida di sempre. Skybet punta al meglio. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Occhi ulteriormente puntati su Ronaldo dopo quello che è accaduto ovviamente in Champions. Ma non solo, anche Paolo Dybala mi sembra che sia un osservato della serata. Sei parte, vai Gianluca, parla con Frosinone. Sì, attenzione, Frosinone ha inoltrato una richiesta che la Juve giocasse in 6 per equilibrare le forze, non è stata accolta. E adesso c'è Zampano, la rimessa laterale, la prima e forse ultima azione d'attacco del Frosinone, capita dopo 10 secondi. Rimessa laterale, lo scambio, prova ancora ad avanzare Zampano, fermato. Corner battuto da Miralem Pjanic, il quinto della partita per la Juventus, battuto corto per l'arrivo di Alexandro sul primo palo, però è stato anticipato, devo dire che di testa è stato sontuoso Salamon questa sera, il tiro dalla distanza di Cancelo, e Alexandro prova e trova Pjanic contratto, Ronaldo! Aspetta, Ronaldo, l'onda, nell'angolino Ronaldo, aspetta. Cosa aspetta? Non è l'Inter, a voi vediamo. La risolta per il momento, Cristiano Ronaldo, il mood di Monblano, la Juve vola 15 punti. Stavo riguardando. Buono, fuori gioco. Bentornati, ultima parte di Alta Quota con sorpresa, perché è venuto a trovarci. Ma io il titolo te lo do io, ma non puoi, ma il titolo ci te arriviamo, lo do. Ci arriviamo. Buonasera Fulvio Collovati. Buonasera. Con delle novità? Sono arrivato in ritardo, mi dispiace, ma non è una novità. Però ho captato, ho avuto delle sensazioni, sono andato, ti dico anche dove sono andato, mi dispiace il ritardo, chiedo scusa a tutti voi.
tranne che la Marica. Allora, chiedo scusa che la Marica. Sono andato alla presentazione del libro del medico dell'Inter. Ne abbiamo parlato poco fa, abbiamo fatto vedere le dichiarazioni di Ausilio. C'era Ausilio che ha fatto, ed era, io sono venuto via, è venuto Spalletti, chiaramente tutti intervisti, non c'era un milanista, non c'era uno juventino, ma era attesa anche una persona, io sono andato via proprio perché dovevo venire qui, perché era attesa una persona, vi posso dire anche il nome? Certo, no, siamo Beppe Marotta. Era atteso Beppe Marotta? Era atteso Beppe Marotta, un po' per l'amicizia nei confronti del dottor Volpi. Del dottor Monti, però io non so se è un avvicinamento da parte di Beppe Marotta all'Inter o è l'Inter che si avvicina a Marotta. Gabriele, non lo so. Parlare questa cosa, però, perché se... Allora, parliamoci chiaramente. In un momento in cui la voce Marotta vicino all'Inter sta circolando, sì. se si presenta senza troppi problemi, poteva, non farsi vedere. Poteva anche non farsi vedere. Non mi fa dire delle cose. Dico, non lo so se Marotta, che ha questo desiderio di avvicinarsi all'ambiente Inter, perché c'erano tutti, c'era il medico dell'Inter, l'allenatore dell'Inter, il direttore sportivo dell'Inter. Certo, ha parlato così. L'ha detto stampa dell'Inter, c'era l'addetto della comunicazione dell'Inter. Tutto. Sai, un personaggio che è appena uscito dalla Juve... Lascia un po' fa parlare. Sì, lo voglio tu parlare su questo, perché i tifosi dell'Inter si dividono. Chi vorrebbe Marotta all'Inter, chi non è d'accordo? Allora, per certi aspetti l'idea che Marotta venga all'Inter da tifoso non mi esalta. Per altri, però, è un grandissimo dirigente e oggettivamente forse in questo momento è il numero uno, probabilmente. Magari Paratici è un altro che non scherza niente. Ma a te piacerebbe vederlo in Inter? Ah, tu sì, tu sei uno di quelli che... Io sono uno di quelli tanti, che... Ci sono che lo tanti, vedo sì. Ragazzi, ma sei una persona... Vabbè, ma quando una persona vale perché non deve... L'Inter è una grande società, una persona che vale perché non deve... Il premio ha appena vinto miglior premio dirigente europeo. Marica, ti piacerebbe Marotta a Napoli? Certo. Ma chi non piacerebbe? No, non fare la furbo... Se ne parla. Di sì o no, Marica? Lo vorresti Marotta al Napoli? Eh sì, sarebbe un valore aggiunto, però devo dire, se non arriva non è che mi strappo i capelli, nel senso... Attenzione, vi dico anche un'altra cosa, faccio nomi e cognomi, c'erano rappresentanti della stampa, tantissimi, della Gazzetta dello Sport, c'era anche un opinionista di Tele Lombardia, Franco Ordine, rappresentanti del Corriere della Sera, ti dico, io torno a dire, questa mi è stato detto dal che era atteso, mi è stato detto proprio dal dottor, faccio nome e cognome, dal dottor Volpi. Poi fa un po' notizia. Allora, ecco. Vi dico subito che questa sera se ne parlerà, poi noi vi ricordiamo che Alta Quota tornerà domani, ma dalle 19, ma questa sera poi 23:30 calcissimo, si parlerà di quello che sta succedendo in queste ore, pare, può essere, vedremo se c'è un avvicinamento concreto, reale di Marotta verso l'Inter, ne parleremo tanto, seguite i nostri programmi per tutta la serata da questo punto di vista. Io direi che però dobbiamo dare ovviamente spazio ai nostri amici di Odds Checker, stasera si torna a giocare in Nations League e allora andiamo a vedere quali sono i pronostici per le vostre partite, Gianluca. Sì, perché abbiamo deciso di puntare noi dal livello di redazione su queste tre partite: Polonia-Portogallo, gol quotato 2, Russia-Svezia 1x 1.29, Lituania-Romania 2 1.53 per un totale, Andrea, di 4. Russia-Svezia, lo diciamo, non si gioca questa sera, ma le partite erano veramente poche. Esatto. Abbiamo inserito una partita di domani, poi domani avremo tutto il tempo per andare a vedere anche le altre partite, perché ricordiamolo che poi domani c'è tutto il weekend di Nations League, tra le altre l'Italia che scenderà in campo domenica sera. Andy, vuoi aggiungere qualcosa su queste partite? Vi dico una cosa al volo così, Montenegro, Serbia, stasera la Serbia senza tantissimi titolari, specialmente in difesa, giocatevi il gol. Partita anche qui molto interessante, sì, Montenegro-Serbia. Un derby è la prima volta che queste due si incontrano dopo 12 anni dall'indipendenza del Montenegro, quindi sicuramente ci saranno tantissime tematiche, anche politiche e tutto, speriamo non succeda nulla, però a livello sportivo io vi consiglio il gol. Guarda, un'altra domanda che ti faccio è quella per i nostri amici da casa, questa sera è una partita difficile da decifrare, quella tra Israele e Scozia. Quello è un under, secondo me. Un under pochi in quanto gol. La squadra di Israele sempre si difende tantissimo. Mi ricordo anche quando aveva giocato con l'Italia due anni fa, mi pare così, che hanno una difesa molto solida e molto difficile da penetrare. Per contro, davanti sono davvero poca cosa. La Scozia, bene o male, viaggia su quelle medie lì da un gol a partita così. Quindi under 2.5. Ora non so quanto sia la quota, magari ce lo dice Gianluca, però...
l'under del mezzo. Io non mi avventurerai con un 1x2 che è abbastanza difficile. Per concludere, vi dobbiamo per dovere di cronaca anche le dichiarazioni fatte da Allegri, perché oggi è una giornata importante e ne discuteremo questa sera a calcissimo. Ci sarà il tempo, avremo tanti argomenti. Gianluca, dichiarazioni importantissime dell'allenatore bianconero. Volante, perché non si era mai sentito parlare fino ad oggi, sembrava quasi fosse, insomma, era un'ossessione. Era un'ossessione, ma era molto celata, ci si nascondeva dietro qualcosa, adesso non ci si nasconde più. La vinci, o la vinci quest'anno o la vinci, non dico più, perché Allegri è l'ultimo anno, CR7 e nella maturazione completa, o la vinci quest'anno oppure anche devi aspettare qualche altro Bonucci, anno. Anche perché invecchiano, Chiellini invecchia, Bonucci invecchia, Mandžukić invecchia, Cristiano Ronaldo invecchia. Poi non c'è un vuoto di potere intorno, le altre, le cosiddette non ti danno grandi, forse l'anno è l'anno buono perché il Barcellona, il Real Madrid così, il Bayern di Monaco è quarto in classifica, il Liverpool vedi perde con Napoli, cioè non c'è la squadra, forse il Paris Saint Germain. E allora velocissimo Gianluca, che cosa ha dichiarato Allegri? Soltanto il titolo, è l'ora di vincere la Champions, sono Ronaldo, gli siamo vicini, il tecnico bianconero ha parlato a Milano, le partite vanno giocate vinte una alla volta, gli era stata fatta domanda se la Juve potesse avere la possibilità di vincerle tutte, già la ripresa contro il Genoa non sarà facile visto il loro cambio in panchina. Parola Champions sdoganata quindi per quanto riguarda Massimiliano Allegri, che punta dritto all'obiettivo più grande e quello finale. Io ringrazio e saluto Gianluca Draghi. Ringrazio te Andrea, ci vediamo domani sera. Marika Fruscio. Ciao, ci vediamo stasera dalle 23.30 a calcissimo su questa rete. Gabriele Borzillo. Ciao a tutte le amiche e amici da casa, a più tardi. Andy Nine, a presto. Ciao a tutti, alla prossima. Un grazie mille a Fulvio Collovati con tutte le sue novità. Scusate il ritardo. Ma ci mancherebbe anche altro. Seguite i nostri programmi, l'appuntamento con Alta Quota è domani sera, ore 19. Mi raccomando, lo abbiamo detto, tanti gli argomenti, è un possibile riavvicinamento di Marotta all'Inter. Questa sera ne continueremo a parlare. Un buon proseguimento con i nostri programmi e buona serata a tutti.